Grazie Presidente, spero che non voglia ripetere la battuta di prima che subisco dalla prima elementare. Tolto questo, cercherò di essere sintetica. Dicevo, spero che non voglia ripetere la battuta sulla vittoria di Pirro che subisco dalla prima elementare. Mi aspetto dei commenti di livello un po' più elevato arrivata a quest'età nell'aula del Senato. Vedo che il suo senso dell'umorismo è rimasto alla prima elementare, grazie. Perché... Presidente, se così fosse non vabbè, ma siamo in chiusura, era con affetto, lei, le assicuro che era affetto. Col sorriso. Chiedo scusa se si è offesa, chiedo scusa, andiamo avanti. Stavo scherzando, è lei che forse non ha capito l'ironia e mi dispiace. Comunque, tornando ai lavoratori, che sono un tema decisamente più serio e a cui dovremmo prestare più attenzione e anche più tempo, e non questo clima da gita scolastica che si percepisce questa sera in quest'aula. Perché signori, stiamo parlando di un decreto che avete voluto approvare con estrema velocità, vista l'urgenza, e potevamo anche essere d'accordo con voi, perché sicuramente la morte di persone sul posto di lavoro a causa delle temperature che si sono raggiunte del mese di luglio sono sicuramente un'urgenza, non sono un'urgenza imprevedibile come purtroppo è stato detto in commissione lavoro, perché di caldo estremo, di clima cambiato, di cambiamento climatico, di mutazioni climatiche ne stiamo parlando da decenni e forse finalmente avete percepito che sono una realtà. Non tutti, visto che la relatrice Minasi in aula ha detto che queste temperature erano imprevedibili. Secondo me, credo che sia stata un'affermazione incauta, visto che tutti quanti le abbiamo previste più volte, tant'è che non ravvisiamo il motivo per cui questo provvedimento abbia al suo interno misure temporanee. Quello che abbiamo chiesto all'avvio della discussione in commissione era: lavoriamo in fretta ma lavoriamo bene e rendiamo davvero un servizio al Paese con delle norme strutturali, perché se no l'anno prossimo a luglio staremo di nuovo qui a discutere di morti sotto il sole e di interventi da prendere in urgenza. E vi abbiamo chiesto di non dimenticare nessuno, perché i voucher li avete reintrodotti voi, i lavori stagionali li avete potenziati voi e a loro non date nessuna risposta, soprattutto considerato che soprattutto in agricoltura, dove voi avete voluto i voucher, ci sono i lavoratori che dovrebbero beneficiare di questo provvedimento. E invece per loro non si fa niente, ma anche per gli altri. Alla fine, cos'è che avete fatto? Un po' di fumo negli occhi. Perché... Si rivolga a me, senatrice. Presidente, per suo conto a voi della maggioranza, ma che cosa avete fatto per gli altri lavoratori? 10 milioni di euro sono una cifra ridicola e soprattutto consentite la cassa integrazione che era già consentita da prima, perché le circolari dell'INPS erano state emanate anche l'anno scorso e anche qualche settimana prima che varaste questo provvedimento. L'unica cosa è che le scomputate dal computo annuo. Beh, grande risultato e solo per quest'anno, dimenticandovi alcune categorie di lavoratori, non volendo prendere in considerazione neanche qualche emendamento di buon senso. Ogni 3x2 non fate altro che dire che siete a favore della maternità, della famiglia, dell'aumento delle nascite. Vi abbiamo chiesto di poter considerare maternità anticipata l'astensione dal lavoro delle lavoratrici sottoposte alle alte temperature e avete detto di no anche a quello. Neanche la maternità tutelate con questo provvedimento. Per non parlare di tutti gli altri lavoratori che avete lasciato fuori, come hanno già detto i miei colleghi, quelli dell'acquacoltura, della pesca, totalmente dimenticati. Neanche un passaggio poi, se volete, possiamo
fare un riferimento a quei lavoratori che non possono usufruire della cassa integrazione perché magari si trovano come i vigili del fuoco a dover spegnere degli incendi e quindi sottoposti per forza alle alte temperature. E allora non diciamo mai neanche un grazie, cosa che dovremmo invece dire tutti e sempre. L'affermazione più frequente del governo per ogni bocciatura di emendamento è stato: non ci sono le coperture. Peccato che poi all'articolo 4 dello stesso provvedimento spostate e differite in avanti le norme per finalmente far entrare nelle casse dello Stato gli extra profitti che devono pagare le società che li hanno fatti a causa del caro prezzi, e invece a loro gli differite i pagamenti. Quindi per i lavoratori che muoiono sotto il sole i soldi non ci sono, per far restare i soldini nelle tasche di chi già si è arricchito più che a sufficienza il tempo c'è sempre, l'urgenza c'è in questo provvedimento. Bravi, complimenti. Non mi dilungo oltre, ma penso che siano più che sufficienti le motivazioni. Sì, vi lasciamo andare in vacanza, non vi preoccupate. Mentre i lavoratori continuano a morire sotto il sole, voi pensate alle vacanze, va benissimo, noi intanto votiamo contro. Grazie. Vi prego, vi prego. Senatore Di Carlo.